La terza conferenza ministeriale sull'agricoltura fra Unione Europea e Unione Africana, svoltasi oggi a Roma presso la sede della FAO, ha portato alla firma di una dichiarazione politica per una partnership strategica nel campo agricolo e alimentare. Una partnership che, come hanno spiegato ad Ascanews il commissario UE per la sicurezza alimentare, Vytenis Andriukaitis, e l'omologo africano Josefa Sako, avrà conseguenze importanti anche sulla questione migratoria. Questo accordo segna una nuova tappa nello sviluppo dell'UE e dell'Unione Africana. Oggi siamo partner, non stiamo parlando più di aiuti umanitari, ma della possibilità di lavorare insieme per creare in Africa le necessarie infrastrutture, ad esempio nel mio settore, che garantiscono la sicurezza alimentare, creino molti posti di lavoro e aiutino a sviluppare l'economia del continente, ha sottolineato Andriukaitis. Oggi è un grande passo avanti anche nella soluzione del problema dei flussi migratori. Per me si tratta di un approccio molto importante, perché se si guarda al pilastro principale dell'accordo, quello dello sviluppo territoriale, della creazione di lavoro e di reddito, ritengo di una risposta alla questione delle migrazioni, ha commentato Sako. Vogliamo creare occasioni di lavoro sul continente per fare in modo che i giovani non debbano migrare in Europa. Credo che questa sia una componente assai positiva della dichiarazione politica che abbiamo firmato e che vogliamo applicare per affrontare seriamente la questione migratoria.